Ci troviamo al nuovo di Via Olimpia, di Castelfrentano, per la seduta di allenamenti. Adesso sono scesi in campo i ragazzi della Juniores Under 19 di Mister Gianluca Rosato. Alle 16:30 si sono allenati i piccolini, piccoli amici e primi calci. Piovicica. Oggi è il primo giorno della seconda settimana di allenamenti. Ecco, adesso stanno facendo un po' di flessione. Ecco il nuovo di Via Olimpia. Ecco Niccolò D'Angelo. Senti caldo, Nicolò? Mi accusi. Ecco il nuovo di Via Olimpia dopo che è stato rimesso in condizioni ottimali il manto erboso. Abbiamo un bel manto erboso, erba naturale, non sintetica. Abbiamo rimesso anche le reti giallo-rosse, i colori sociali della nostra società, alle porte. Ecco match. Il mister sta distribuendo le casacche e sicuramente faranno qualche altro esercizio differenziato. Ovviamente prima di accedere sul rettangolo di gioco, i nostri ragazzi sono stati sottoposti alla misurazione della temperatura con il termoscanner. E altre incombenze come da protocollo delle autorità. Qua sopra c'è un campo calciotto, sempre fa parte dell'impianto qua nuovo di Via Olimpia. C'è anche il pattinodromo, le tribune lato ospiti. Sono stati messi in sicurezza e
nel rispetto anche delle norme dei vigili del fuoco. Si ringrazia l'amministrazione comunale per la grande sensibilità e attenzione che ha verso i ragazzi. Affinché praticano lo sport a loro più gradito. Ovviamente il calcio è quello che ha più gradimento. Adesso hanno ripreso ad allenarsi dopo il lungo lockdown che ha vanificato gli allenamenti ripresi a agosto, settembre, dopo interrotti improvvisamente per la seconda ondata del Covid-19. E ovviamente quei 40 giorni che i nostri ragazzi avevano raggiunto la forma, la preparazione per affrontare l'imminente campionato, si è andato a farsi friggere, in quanto adesso si può dire che stanno ricominciando da capo. Ovviamente i nostri ragazzi in questi giorni di lockdown non sono stati inattivi, ovviamente lo studio viene per primo, però con i loro mezzi a disposizione in casa, con attrezzi di fortuna, si sono allenati. In quanto basta un tappetino, metterlo nella loro camera, per terra, qualche peso per fare un po' di esercizi, qualche flessione, addominali, ciclette e altri strumenti di allenamento e altre attrezzature si sono dati da fare. Però si può dire che hanno perso quella preparazione di 40 giorni che lo avevano portato alle condizioni di partire col campionato che dopo è saltato. Cioè, proprio la Juniores, alla vigilia della prima gara in trasferta, è uscito, già si era preparato tutto, dovevano giocare il sabato, ma noi come scelta giocavamo il lunedì. Il sabato già si parlava del lockdown imminente che è venuto subito la domenica, e quindi la gara del lunedì è saltata. Cioè la Juniors non ha giocato nemmeno una partita, mentre la prima squadra militante in prima categoria, se non erro, si è fermata alla terza giornata di campionato. Ovviamente non è partito nemmeno i campionati degli allievi, dei giovanissimi, le gare del raggruppamento degli esordienti, primi calci, piccoli amici, pulcine, idem. Niente, si è fermato tutto. Ok, alle prossime riprese qua dal nuovo di Via Olimpia, allenamento dei ragazzi della categoria Juniores Under 19. Alle prossime riprese qua dal nuovo di Via Olimpia. Oggi è martedì, la prima giornata di allenamento di questa seconda settimana.
Alle prossime riprese, buon proseguimento di serata a tutti.